Ok, ciao ragazzi, è sabato mattina. Ieri ho smanettato un po' con iPhone X, oggi è il giorno 4, quindi ieri era il primo giorno, l'ho usato un po', funziona bene. Un po' complicato all'inizio capire come impostare il Face ID, quindi la modalità di sblocco. L'ho provato anche in serata, lo sblocco funziona bene, funziona veramente in tante situazioni. Adesso voglio fare un video dove lo proverò in varie configurazioni del mio volto, quindi per vedere veramente la reattività di questo sistema. Il telefono è un bel telefono. Motivare il prezzo così alto, bah, secondo me quello che c'è, per l'amor di Dio, bello, fa delle foto fantastiche, non basta. Questo è il mio parere personale. Comunque l'ho comprato lo stesso perché mi piaceva. Niente, adesso vediamo come impostare il Face ID all'attivazione, perché è una cosa che si imposta all'attivazione. Vediamo come impostare il Face ID all'attivazione e un breve tutorial. E come al solito a questo punto del video vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, lasciare un like al video e se volete mettere il vostro parere su iPhone X e il Face ID e quello che ne pensate, lasciatelo nei commenti che è sempre apprezzato. Possibilmente non siate volgari, no, mi è già capitato di avere dei commenti volgari non rivolti verso di me ma rivolti verso il telefono. Siccome i video li vedono tutti, io quei commenti non li pubblico, li cancello. Siete avvisati. Chiusa qui, sapete già questa cosa. Va bene, dai, passiamo al video. Ok, ciao ragazzi, come attivare il Face ID su iPhone X, quindi il riconoscimento facciale sul vostro iPhone. Allora, per prima cosa chiaramente dovrete passare la lingua, imposta paese, queste cose qua. Messa la tessera collegata al wifi, come vedete, la tessera adesso l'ho tolta. Vedete che non ho ancora tolto neanche la pellicolina. Dovrete successivamente impostare il Face ID, quindi alla prima attivazione. Per fare questo, schiacciate continua perché è la prima cosa che vi richiede e adesso lo proviamo insieme perché è nuovo nuovo, quindi lo sto provando anch'io. Allora, rilevare la faccia. Vedete che sta rilevando la mia. Fa fatica a rilevarmela. Sposta lentamente la testa, completa il cerchio. Hai completato la prima scansione di Face ID, poi ci sarà da fare una seconda scansione. Ha fatto la seconda, ecco, configurato Face ID. Ok, a questo punto devo inserire il codice, ma io preferisco quello a 4 cifre, come e se non sapete come si fa a mettere dal 6 al 4 cifre, andate su opzione codice e inserisci codice a 4 cifre. Questo non ve lo faccio vedere. Ok. Allora, a questo punto saremo all'attivazione quindi del vostro iPhone X, iPhone 10, chiamatelo come volete, e potrete o configurare come nuovo iPhone, io lo ripristinerò da backup iCloud, quindi ci vorrà tempo, lo vedremo in un prossimo video, o ripristinare da un backup iTunes. Adesso questa nuova opzione c'è già da iOS 10, si potrà migrare i dati da Android, quindi se avete un dispositivo Android, migrare i dati del telefono Android. Niente, io lo ripristino da un backup iCloud, metterò la mia password, quindi il mio account. E la mia password.
Ok, inseriti, selezioniamo avanti. Non hai ricevuto il codice e adesso mi deve arrivare il codice. Consenti, che è quando vi arriva il codice per la doppia verifica, perché comunque adesso il mio iTunes, il mio iCloud è configurato su un altro iPhone, quindi quello che, con cui vi sto riprendendo in HD. E adesso iPhone X sta configurando l'ID Apple e vabbè, chiaramente potrà richiedere qualche minuto, e mi sta caricando tutti i dati che avevo precedentemente sull'altro iPhone, quindi iPhone 7, anzi no, scusate, iPhone 8 che l'avevo appena cambiato, adesso l'ho ricambiato ancora. E vabbè, quindi configurazione di ID Apple potrebbe richiedere qualche minuto. Questa è la prima attivazione con impostazione di sblocco Face ID, quindi con l'impostazione Face ID. La cosa che, allora, oggi 7:45, l'altro ieri, carico questo di oggi, però consenti a Siri, sì, continua. Sempre dalla configurazione del nostro backup, questa è, potrete aggiungere la vostra carta di credito e un wallet per configurare, però a me non interessa, quindi lo configurerò in seguito se lo configuro. Analisi di iPhone, quindi se vuoi condividere per quando hai qualche problema, manda direttamente una segnalazione alla Apple, questo dipende da voi, io lo faccio. E l'analisi delle app, sì, questa la condivido, perché se le app non funzionano mi serve che le cose funzionano. Allora, schermo True Tone. Lo schermo di iPhone si adatta automaticamente alle condizioni di luce. Ah, io questa ce l'ho già impostata e me la tengo. Allora, scarica e installa iOS, e qui mi obbliga ad installare iOS 11.1. Siccome sono obbligato, lo installo. Se voi non lo volete, se avete, boh, adesso dipende quando lo comprate, oggi è il day one, quindi io sono obbligato ad installarlo. Niente, questa è la configurazione dell'iPhone con caricamento di backup, del backup di iCloud. Potete caricare un backup di iTunes o caricare un backup, backup di iTunes o caricare un backup che avete precedentemente fatto da Android. In uno dei prossimi video vedremo come caricare un backup da Android. Non l'ho mai fatto, voglio provarlo. Ok? Dai, ciao ragazzi, al prossimo video. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like al video e basta. Se avete qualche problema scrivetelo nei commenti, quando posso rispondo. Ciao!